Mi pentirò tantissimo di aver fatto questo video. Ho paura. Sto per aprire il primo TikTok in assoluto che io abbia mai fatto. Vogliamo partire? Buon day! Io sono barbuto, ma non ho la barba. Benvenuti in questo nuovissimo video che so che me ne pentirò. Me ne pentirò tantissimo. Vi faccio un sondaggio perché a me dispiace toglierlo. Ci ho messo tantissimo a farlo ed è venuto così bene. Commentate subito. Cosa faccio l'albero di Natale? Lo lascio o lo tolgo? Commentate. Il video di oggi penso sarà il più cringe della storia del mio canale YouTube. Perché so che la vostra serie preferita, quella che vi piace di più guardare sul mio canale, è quella delle reaction ai TikTok. Ho reagito a ragazze, ho reagito a ragazzi. Ho qualsiasi cosa, tranne che ai miei video. Reagirò ai miei primi TikTok. Io ho TikTok ancora da quando era musical, quindi ai primi musical anche. Mi vergognerò tantissimo. Ok, tiriamo fuori l'arma del delitto, ovvero il mio telefono. E scorriamo, 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 scorriamo. Comunque, l'avete vista la mia nuova felpa petacolo? Pelosa, bellissima. La trovate in descrizione o nel primo commento giù nei commenti. Che petacolo TikTok. Non ci voglio credere, per sbaglio ho chiuso l'applicazione. Io già c'ho il cringe addosso, cioè c'ho vergogna. Cioè, io vedo l'anteprima del primo TikTok, del primo musical, chiamatelo come lo volete. C'ho i capelli lunghissimi. Vogliamo partire? Sto per aprire il primo TikTok in assoluto che io abbia mai fatto. Vado, eh. Fa fatica anche a partire. Oddio. Oh mio Dio, si è bloccato proprio sul punto più brutto. Si è bloccato. Ma che cazzo sto facendo? Ma cos'è? Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Passiamo con il secondo. Ovviamente non andremo in ordine perché ne ho fatti tantissimi. Però i primi sono i primi. Ma cosa cazzo avevo in testa? E perché continuano a bloccarti? Mia sorella, quanto era piccola. Questo con Chiara. Beh, questo è divertente. Questo è divertente. Ma finalmente ho tagliato i capelli. Non so cosa mi fosse passato per la testa di avere dei capelli lunghi fino a qua. Ma in questo TikTok che sto per aprire li ho tagliati. Descrizione, sì, l'ho fatto, tagliati. Ma cosa sto guardando? Ho fatto tipo, cioè, avete presente? Così. Oh mio Dio. Con mia sorellina. Porca miseria, questo è il numero della Befana, scusi tanto, Ma non ero capace, ma perché facevo queste robe che non ero capace? Perché facevo queste robe che non ero capace? Non sapevo neanche le parole. Ma cosa sto guardando? Ma non ero capace, raga. Perché qualcuno non mi ha mai detto nulla? Perché nessuno mi diceva non sei capace, smettila di fare queste cose? Perché? Ce n'è uno con mia nonna. Vediamolo. Nonna bellissima. Un bacione alla nonna. Ciao nonna. C'avevo il fisichino qua, eh. C'avevo il fisichino qua, eh. Guardalo, guardalo come se. Ma che faccio? Ma che faccio? Ma che sto dicendo troppe volte in questo video. Qua c'è un nuovo taglio di capelli, ragazze. Occhio, suono non disponibile. Guardalo, guardalo. Ma cosa? Però i capelli, eh? Che ciuffo c'avevano? Incredibile. Adesso ho i capelli che sono rovinatissimi. Allora aspettate perché questo me lo ricordo. Cioè non mi ricordo com'era ma mi ricordo il suono e una certa dico PETACOLO e lo facevano tutti. PETACOLO raga sto volando tantissimo. È un TikTok di un evento, vediamo un po' cosa ho fatto. Con una canzone di Benji e Fede, mamma mia quanti ricordi raga, quanti ricordi. Questo era un mio evento a Cagliari, bellissimo. E questa è una challenge che adesso va su TikTok, ma io già l'avevo fatta ai tempi, già l'avevo fatta ai tempi, ero avanti. Mi era andato anche in evidenza, poi quando hanno fatto TikTok mi hanno tolto l'evidenza. Guardalo, 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 ma quanto me la menavo, tantissimo. Andiamo su, andiamo su, andiamo su, scorriamo di un po'. Raga, questo penso sia uno dei più cringe che io abbia mai fatto. Allora, non so se qualcuno si ricorda i tempi della Tectonic, ok? Quei balli che facevi così.
ok, che sembrava un mongoloide, ok? Quei balli della Tectonic. Dato che tutti facevano i musical o comunque tutte quelle robe lì con le mosse, io non ero capace, ho detto faccio la Tectonic, che nessuno la conosce. E infatti questo video mi era andato anche questo in evidenza, e tutti mi commentavano, wow, quanto sei bravo, come hai fatto a imparare tutti questi passi. Nessuno sapeva che era un ballo ignorante. Guardatelo, godetevelo. Eh? Che ballerista? Che ballerista? Eh? Che ballerista? Ok, andiamo avanti. Questo è il periodo bandana. Mamma mia, non so le parole. Non so. Cioè, raga, ci sono io che faccio. Perché quello era il trucco. Quando non sapevi le parole, tu muovevi la bocca e sembrava. Ti insultavano, perché io ricevo tanti insulti, quando non sapevo le parole. Però nessuno mi diceva non sei capace, no? Mi dicevano solo non sai le parole. Invece no, dovevate steccarmi. Ovviamente, il fatto che io non sapessi fare tutti quei balletti mi portava a caricare anche dei video normali su TikTok, cosa che adesso è una roba normalissima. Tutti caricano dei video normali, dei video che magari riprendono, storie Instagram, eccetera. Però io sono stato il primo a farlo, perché ero l'unico, è stato per caso che io fossi stato il primo, perché ero l'unico a non essere capace a fare queste cose. Anche se nessuno me lo diceva, io me ne rendevo conto. Quindi pubblicai questo, che era una mia performance a Bologna, dove twerkavo. Anche quello lo sapevo far malissimo, però piaceva, godetevelo. Perché questo è un cringe incredibile. Perché tutti mi davano retta? Perché? Guardatemi, 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 guardatemi. Oddio. Poi scorriamo, scorriamo avanti. Questo. Ma? Questo qua? Questo? Raga, questo mi è venuto bene, non voglio dire, ma questo mi è venuto bene, non vorrei dire, ma questo mi è venuto bene. Dopo un po' credo di essermi reso conto che seriamente quei balletti non facevano per me. Iniziai a caricare praticamente solo video miei stupidi, ma andavano perché chi meglio di me sa farlo stupido? E io non è che lo faccio, lo sono. Vedi, vedete, video, raggiungiamo i 70.000 con le mie facce che mi contraddistinguono da sempre ormai. Guarda Spillo che giocoliere, ma incredibile. Shalalala. Drunk. Shalalala. Poi ne abbiamo un altro con un tuffo incredibile. Vero ciccione? Perché? 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 Io perché continuavo a riprendermi che c'avevo una panza che faceva provincia? Ma cos'è? Aspettate, qua ce n'è uno bellissimo, me lo ricordo. Qua correva l'estate 2017, ragazzi. Tuffo del campione. Eccolo. Basta, finito così. Eccolo, eccolo. Vari tuffi. Bellissimo. Quanto ero mongoloide. Lo sono rimasto, tra l'altro. Qua cambia di nuovo il colore dei capelli. Suono non disponibile, per fortuna. Eccolo. Guardate che capelli. Che ciuffo. Che ciuffo. Mamma mia. Mamma mia. Ma perché? C'avevo un deodorante in mano. Guardate che occhioni che avevo. Che occhioni. Ma cos'è sta roba? Ero impazzito. Comunque cambiavo tagli di capelli e colore come se non ci fosse un domani, eh. Erano di sto colore, eh. Erano di sto colore. Qua siamo in metro a Milano. Incredibile. Eccolo. Credevo davvero di essere simpatico facendo questa cosa. Raga, ho festeggiato il mio compleanno in Duomo 2 anni fa. No, 3. Ripostai dei video che avevano fatto delle ragazze che erano venute a farmi gli auguri in Duomo. E questo qua me lo ricordo. E questa ragazza mi prese in braccio. Guardate. Mi teneva proprio al sicuro. Che bello. Se avete qualsiasi video con me, qualche foto, mandatemela tutti in direct, perché mi emoziono sempre a guardare queste cose. Attenzione qua, voglio farvi notare che abbinamento ho fatto di colore. C'è il verde, c'è il nero, c'è il rosa. Quella è la prima felpa petacolo che non è mai andata in commercio, era una prova. E questa canzone, vi giuro, l'ho fatta non so quante volte, mi piaceva tantissimo. Chi se la... raga, se qualcuno se la ricorda, se qualcuno c'era già ai tempi di questa canzone, che l'avevo messa anche come intro, commenti con hashtag io c'ero. Bellissimo raga, bellissimo. Attenzione. Comunque sto notando che in alcuni TikTok la barba ce l'avevo. Ero Giuseppe Barbuto con la barba. E ve ne faccio vedere uno che è cringe. Questo è il più cringe di tutti.
Oddio. Oddio. Cosa cavolo? Cos'è? Qua mi ricordo che mi hanno insultato. Mi hanno fatto bene. Allora raga, questa reaction ai miei vecchi TikTok termina qui, sono tantissimi, vorrei farne un altro episodio, quindi lasciate like, condividete questo video, commentate con hashtag ne voglio ancora. Se vedo che questa serie vi piace, porterò un altro video dove reagisco ai miei vecchi TikTok. Questo era il primo episodio ed era cringissimo. Vi lancio una sfida, se anche voi avete il coraggio di condividere i vostri vecchi TikTok, i vostri vecchi musical.ly, mandatemeli in direct su Instagram. Se ne ho abbastanza e se mi convincono, mi devono piacere, devono essere abbastanza cringe, faccio un video dove registro e reagisco ai primi TikTok dei miei followers. Ve lo dico. Però dovete essere super cringe. Almeno dovete superarmi. Vabbè, superarmi no, però almeno raggiungere il mio livello di cringe. Io vi saluto, ci vediamo dopodomani con un nuovo video, mi raccomando, link in descrizione per le felpe Petacolo, stanno per finire, questo è l'ultimo drop, fino a quando non uscirà un'altra collezione. Ci vediamo e non imitatemi, e non seguitemi, fa male. Però se siete nuovi iscritti commentate con hashtag nuovi iscritti. Ciao!